Grande è la sedia del vescovo. Usiamo un linguaggio per i bimbi, cari collaboratori. Lo sapete che prima il nostro vescovo aveva 5 scalini, qui adesso ce n'ha solo 3. Ce l'hanno tolti. Mannaggia. Perché? Così hanno deciso. L'hai portata a casa su per no. Lo domandiamo a Don Sergio. Perché io non lo so che hanno combinato con quegli scalini. Per non farlo stancare a salire. Vi ricordate quando vi ho parlato di Re Ruggero? Diciamo che in quel periodo il vescovo di Avellino era importante e ci avevano dato 5 scalini. Poi l'hanno ridotto. Poi è successo un qualche cosa dopo tanti anni e si sono accorti che 5 scalini per il vescovo di Avellino erano troppi e ce l'hanno tolti 2. Questo ve l'ho spiegato proprio in maniera. Siamo alla Bue. Alla Bue. Negli anni 70 c'è stata questa, questo desiderio, per alcuni versi positivo, ma per altri versi molto negativo, negativissimo, perché ha distrutto buona parte delle opere di alcune chiese, addirittura hanno mandato tutte le altari. Ecco, il desiderio di, tra virgolette, di applicare il modo, loro diciamo ai grandi, noi bambini. In modo errato la riforma del Vaticano, perché non sta scritto in nessun libro della Chiesa, hanno smontato gli altari, hanno messo questi bangumi della, e quando hanno dimensionato il trono, perché qua c'era una corona smontata, ci stanno ancora i pezzi, c'era la sedia più alta, perché in questa cattedrale c'era occorso il famoso incontro di Avellino tra l'antipapa Anacleto e il Re Ruggero, secondo la tradizione, esatto. Questo è il motivo. Ma io l'ho detto a loro in maniera molto semplice. Lo dica tu, questo di per sé non è il trono del vescovo, perché questo è uno stallo del coro che stava là, ed era lì di pelle. Quando il vescovo recitava il breviario insieme con i preti, stava là, ma la sede non è questa è stata riciclata, ma non è. Infatti il pezzo davanti sta poggiato vicino a lui. Come fu tolto il pulpito, la balaustra, gli altari laterali sotto quei due grandi quadri. C'era necessità di restaurare la cattedrale, ma non di trasformarla. Oggi il linguaggio deve essere molto perché è dedicato a loro. Sì, però sto dicendo ai grandi. Sì, sì. Adesso continuiamo con i piccoli. Grazie, Don Sergio. Grazie. Grazie. Questa è quella dedicata al vescovo di Avellino. Ecco, questa è la sedia del vescovo. Allora, il santo protettore di Avellino, che si chiama Modestino, che è un santo martire. Allora, tanti anni fa, prima che arrivassero i francesi, questa cappella era molto più ricca, aveva dei busti in argento molto preziosi e tante altre cose. I francesi decisero che quelle cose servivano a loro, quindi se le sono portate via, come tante altre cose in tante altre città. Però ci hanno lasciato, almeno siamo riusciti a salvare, il busto di San Modestino, lo vedete dietro al vetro? Non vi ho visto. Adesso fa un po' di verbero la luce. Quello è il busto di San Modestino in argento, e poi ci sono quelle teche, vedete quelle scatole di vetro, dove ci sono altre reliquie molto importanti. Invece in questi due mobili con il vetro davanti ci sono i calici per recitare le messe, gli ostensori, tutto ciò che serve per la messa e che sono preziosi perché sono in argento. Ma questo è solo quel poco che ci è rimasto. Vedete anche sul pavimento il simbolo della nostra città, l'agnello? Ok.